Dottoressa Stefania Sebasti, qui stamattina un grande incontro per i ragazzi delle scuole della Regione Lazio con Matteo Garrone, il nostro candidato agli Oscar con questo film che ha incantato Venezia, ha vinto un premio importantissimo, ora è candidato agli Oscar europei. Che valore dà questo progetto ai ragazzi delle nostre scuole? Beh, come avete potuto anche vedere se siete intervenuti all'incontro, è fondamentale fare degli incontri, delle proiezioni di questo tipo, perché non solo avvicina i ragazzi e le ragazze al cinema, proprio a vedere i film in sala, che ovviamente è un'esperienza diversa, ma anche rispetto alle temi, le tematiche, i temi che Matteo Garrone ha affrontato con tutti loro, come avete visto, li ha presi e coinvolti. Anche dal livello delle domande che hanno fatto, insomma, veramente sono rimasta colpita dal livello delle domande, devo dire, dalla profondità, dal tipo di curiosità che avevano, e devo dire che Garrone è stato veramente in sintonia con le ragazze e i ragazzi. Quindi io penso che questa candidatura sia più che meritata, non soltanto perché il film è bellissimo, ma perché arriva veramente in posti sconosciuti delle anime delle persone. I ragazzi l'hanno dimostrato nella loro gioventù, parliamo di 16-17 anni, sono rimasti coinvolti. Durante la proiezione non c'era un telefono acceso. Sono rimasti proprio in silenzio, hanno goduto la proiezione e sono entrati davvero in sintonia con questo film. Poi questo tema è straordinariamente attuale, specie anche negli ultimi giorni, il tema dei migranti. Quanto è importante, magari per educare i giovani, aiutarli con l'arte cinematografica, che è un linguaggio a loro più comprensibile, cioè per far capire come questi ragazzi che arrivano da posti meno fortunati possono essere anche un arricchimento per loro. Assolutamente. Diciamo che questo progetto vuole non solo approfondire il linguaggio cinematografico, ma attraverso alcuni film che noi abbiamo individuato per quest'anno, vuole anche approfondire appunto tematiche da storie passate a vicende più vicine come quella della migrazione, del viaggio straordinario che hanno fatto i protagonisti di Io Capitano. Noi quest'anno lavoreremo su 6 film e su 2 serie televisive. Abbiamo già fatto l'apertura del progetto alla Festa del Cinema con A Qualcuno Piace Caldo, quindi diciamo così un capolavoro della storia del cinema, bianco e nero in lingua originale con i sottotitoli, 2 ore e mezza di film, e devo dire che i ragazzi anche lì, uno no, poi si sente sempre dire ai ragazzi ormai i telefonini, non è vero, quando tu gli offri la qualità, loro la qualità la sanno riconoscere e l'apprezzano e sanno trarne vantaggio. Quali saranno i prossimi titoli? Allora, noi diciamo, rispetto ai film selezionati per quest'anno abbiamo Prima Donna di Marta Savina, che Conosciamo una storia è importante. esatto, importante, di Franca Viola, eccetera, la prima che si è messa contro il matrimonio riparatore. Poi abbiamo Nostalgia di Martone per Francesco Favino, e speriamo di poterlo proiettare al rientro dalle vacanze natalizie, quindi parliamo di fine gennaio, e speriamo che venga parte del cast nonché regista. Poi Sacco e Vanzetti, perché insomma purtroppo questo è l'anno che Giuliano Montaldo ci ha lasciato, e quindi pensavamo che era giusto ricordarlo con uno dei suoi film più belli, e anche attuale se vogliamo, perché abbiamo rivisto delle scene per poterlo raccontare ai docenti e ai ragazzi, e veramente penso che arriverà al cuore dei nostri partecipanti. Il Sol dell'Avvenire di Nanni Moretti, ovviamente. Che è stato uno dei film più importanti dell'anno passato, e Moretti è storia del cinema, diciamo così, e quindi ci piaceva di fargli vedere questo film che è un po' una summa di tutti i film di Moretti, e Io Capitano appunto, che abbiamo approfondito oggi, e poi le 2 serie televisive che sono Esterno Notte di Marco Bellocchio, e quindi su Rapimento Moro da più punti di vista, e lì sono sicura che faremo un incontro veramente importante, perché è l'occasione pure per approfondire un tema come il terrorismo, che tanti ragazzi, sì, magari gli è arrivato, no, parte della storia, ma in realtà non hanno mai avuto occasione di approfondire sul serio, e quindi lo faremo attraverso questa serie, che io considero più un film lungo, sinceramente, che una serie, ma insomma lo faremo. E l'altro è Un Professore. Perfetto, Va grazie bene, mille. grazie a voi.